quando e come, come il satellite si integra con il terrestre. Qualche cosa l'abbiamo già detto, no? Un primo utilizzo è dovuto alle caratteristiche del satellite. Il satellite è la cosa che fa bene, fa il broadcast perché manda un segnale radio e quindi il segnale radio può essere ricevuto. Quanto è che io faccio il broadcast? Tipicamente quando devo diffondere radio e televisione. L'applicazione principe, quella che oggi occupa il più grande numero di satelliti, satelliti peraltro costosi e di alto valore, è la diffusione televisiva attraverso satelliti. Questo è oggi e questo rimarrà in futuro, perché non è limitato alla ricezione del canale a casa, quello che si chiama direct to DTH, ma è anche utilizzato per altri scopi televisivi. Per esempio, noi abbiamo messo in piedi in Italia la rete del digitale terrestre, abbiamo quasi completato ormai il digitale terrestre. Le torri del digitale terrestre sono alimentate da satellite, quindi io non faccio una diffusione via cavo perché dovrei andare a portare dei cavi, fibra ottica sopra al pizzo di monte, dovrei fare delle cose molto costose per alimentare una torre digitale molto perfetta. Metto un satellite e lo faccio attraverso un trasporto satellitare molto flessibile. Devo stare attento ai soliti problemi, meteorologia, atmosferici, la neve, la pioggia, le autorizzazioni per gli scavi, queste cose. Non c'ho più niente, basta che monto il pilone sopra la montagna e ho fatto tutto. Monto il pilone e ho concluso. Devo fare gli scavi, portare il cavo, la fibra ottica, poi mi si rompe il contadino. Il contrattore passa e mi rompe la fibra ottica. La soprintendenza esce anche io. Io non so, sto un po' banalizzando, ma è così. Quindi uno degli impieghi sempre televisivi è l'alimentazione. Un altro impiego televisivo, sempre dei satelliti, è quello che si chiama news gathering, che è semplice, cioè a dire, voi vedete che abbiamo i collegamenti in diretta con canichettini, con pantelleria, con le parti più sperdute del mondo. Come si fanno questi? Con utilizzare il satellite. Si chiamano servizi di contribuzione, quindi il giornalista manda suo servizio, la sua informazione ad un satellite di tipologia televisiva che prende queste informazioni e le manda al centro, quindi al centro di produzione che elabora quel segnale e poi viene trasformato attraverso il centro di produzione eccetera del segnale televisivo vero e proprio, che viene affacciato e rimandato sul satellite che lo distribuisce a casa oppure rimandato via terra. Quindi oggi il principale utilizzatore del satellite è sicuramente la seconda utilizzazione importante è quella nel caso di digital divide, cioè dire non ci arrivo con la rete terrestre, non sono in grado di arrivarci con la rete terrestre. E qui le applicazioni si spreccano, veramente tante, non solo, ma sono tra loro diversificate. Questo è anche un aspetto importante per aziende, diciamo, anche più piccole, perché molto spesso sono applicazioni dove viene richiesto un know-how, viene richiesto una capacità di sviluppare delle applicazioni ad hoc per quella situazione. Faccio qualche esempio. Le piattaforme petrolifere, le aziende petrolifere hanno piattaforme petrolifere sparse per il mondo, non solo, ma sostanzialmente la piattaforma petrolifera è una nave ferma, nella sostanza, no? È una oggetto ancorato al fondo del mare, ma che non ha una sua fissa stabilità. Quindi la connettività, la connessione, come gliela assicuro? Via satellite. Gli do una connettività via satellite con la banda giusta, via via nel tempo stanno richiedendo più banda, perché prima l'equipaggio della piattaforma si accontentava di fare la telefonata a casa, adesso lo vende, vuole trasferire tutti i dati all'azienda madre, vuole avere dall'azienda madre tutte le informazioni, vuole la sera andare su Skype per parlare con la moglie e con la figlia, quindi hanno bisogno di banda da fuori. Le navi
sempre più hanno bisogno di collettività solidale, è l'unico modo di sapere. Posso, e qui si passa dalle grandi flotte, i grandi cargo, quelle di medie dimensioni, fino ad arrivare allo yacht. Se voi andate a guardare nei porti, tutti gli yacht hanno la connessione satellitare. Ed è questo un altro mercato. E poi abbiamo le aree rurali, dove noi non siamo in grado di arrivare in modo efficace, in modo efficiente dal punto di vista economico con la fibra, e quindi le aree rurali, boschive, desertiche, tutte quelle aree con bassa densità di popolazione, in cui l'analisi di mercato non giustifica la presenza dell'infrastruttura terrestre. A quel punto l'unico modo è quello satellitare, attraverso questo sistema più terrestre. Da un punto di vista civile, più o meno queste sono le principali situazioni in cui, come vedete, il satellite è sempre a complemento di quello che è la rete terrestre, la rete satellitare. Poi ci sono le applicazioni di carattere emergenziale. Quando io ho un'emergenza qualsiasi, ho un terremoto, ho uno tsunami, ho un incendio, ho un'alluvione e così via, cioè ho una situazione in cui mi è stata distrutta l'infrastruttura base, oppure la mia